Dunque, ancora nessuna traccia del killer che ieri nelle Marche ha ucciso con due colpi di pistola un carabiniere di 36 anni. Gli inquirenti cercano una pista che li porti a Luciano Liboni, pregiudicato di Montefalco. Un lupo disperato e anche molto solo. Prima di uccidere Alessandro Giorgioni nel piccolo bar trattoria a Pereto, il killer ha fatto una sola rapida telefonata. Ha chiamato un numero dello Sri Lanka. Adesso ci si sta chiedendo con chi abbia parlato e perché così lontano. La morte del carabiniere desta emozione e scatena una serrata caccia all'uomo. La fuga disperata di Liboni attira l'attenzione e la curiosità dei mezzi di comunicazione di massa. Viene seguita istante per istante. Tasto 1 del telecomando. Questi i titoli del TG1 della RAI. Sono concentrate soprattutto nel centro Italia le ricerche per trovare l'uomo che ieri presso Pesaro ha ucciso a bruciapelo un carabiniere. Le ricerche investono in modo particolare l'Umbria, il Lazio e l'Abruzzo. Con le ultime due rapine del 3 e del 7 luglio, il lupo si è messo in tasca 23.000 euro tra tutto. Potrebbero doversene aggiungere altri 10.000. Un ulteriore colpo potrebbe essere infatti ancora opera sua. Chissà quanti altri ne ha pronti da mettere nella canna della sua 38 special a tamburo con il calcio cromato. Nessuno sa se Luciano Liboni ha un obiettivo preciso o se quella di queste ore è una violenza cieca, tormentata, casuale, disperata. Perché il lupo solitario è un uomo più disperato da quando ha scoperto di avere nel sangue il virus dell'AIDS. Forse è per questo motivo che preme il grilletto della sua rivoltella per uccidere, come non aveva mai fatto finora nella sua vita, pur sempre criminale. Fino a questo momento non aveva mai saputo di avere nel sangue il virus mortale. Sembra aver iniziato ad ammazzare proprio dopo averlo appreso. Il prefetto di Roma, Achille Serra, avverte che si tratta di un uomo particolarmente pericoloso proprio perché disperato, consapevoli di essere malato di AIDS, dunque prossimo alla morte. Quella che state ascoltando è la terza puntata della miniserie Il Lupo, che racconta gli ultimi 10 giorni di vita di un fuorilegge italiano che si chiamava Luciano Liboni. Benvenuti amici ascoltatori, io sono Enzo Beretta, sono un giornalista di Cronaca Nera e ho realizzato questo podcast per la mia rubrica Alibi. Questa puntata è certamente la più appassionante perché racconto i 10 giorni di fuoco durante i quali il protagonista di questo thriller ha tenuto in scacco l'Italia intera. Le musiche, gli effetti e il lavoro di post-produzione sono stati realizzati dal mio amico DJ Richiel. L'immagine sfocata di un uomo senza capelli, gli occhiali, un braccio fasciato. È il fotogramma ripreso dalla telecamera di una banca nei pressi di un ospedale di Forlì. L'orologio segna le 8:55 di giovedì 22 luglio 2004. Quell'uomo, secondo gli investigatori, sarebbe Luciano Liboni, che è ricercato per rapina quando poche ore prima del delitto in provincia di Pesaro rimane coinvolto in un incidente stradale. È andato a sbattere con la moto. Viene medicato nell'ospedale di San Piero in Bagno per una frattura al setto nasale e un'evidente contusione alla mano destra. Il pregiudicato fornisce un nome falso. Mostra agli infermieri una carta d'identità contraffatta intestata a tal Franco Franchini e con le dita della mano ancora fasciate firma l'atto di dimissioni. Sfugge così alla cattura. 3 ore dopo a Nova Feltre uccide a sangue freddo un appuntato dei carabinieri. La fototessera ingrandita del ricercato viene diffusa in tutta Italia. Ecco un primo identikit del fuorilegge. Alto circa 1,75 m, è riconoscibile per una frattura al naso e 3 dita della mano destra ferite. Le foto segnaletiche lo ritraggono con un pizzetto che avrebbe potuto tagliare. Tra le sue specialità, quella di simulare accenti diversi per camuffare la sua inflessione umbra. Luciano Liboni maleodora come quelli che possono lavarsi poco. Vive in strada, dorme all'addiaccio, dove capita. Al massimo a bordo di un furgone. Alle indagini delle ricerche collabora anche il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Le migliori forze del paese cercano l'assassino e la moto Yamaha, sempre che nel frattempo non l'abbia abbandonata per un mezzo più sicuro. Solo, scaltro, disperato, un uomo in fuga, pronto a tutto, che può contare soltanto sul suo revolver e la decisione di non farsi prendere vivo. Viene segnalato a Roma. Lo cercano nella zona sud, alla Tuscolana e ai Castelli.
dove probabilmente ha qualche aggancio nella mala di importazione dentro ai campi nomadi. Qualcuno sostiene di aver visto il fuggiasco ai confini della provincia di Latina. Da ore un esercito di 200 militari gli dà la caccia sotto il diluvio in tutto l'Agropontino. Continuano ad arrivare segnalazioni alla sala operativa della Questura di Roma, come al 112 dei Carabinieri, una selva di indicazioni da vagliare che si sono moltiplicate dopo l'ampia diffusione delle foto segnaletiche di Luciano Liboni. Il killer però sembra svanito nel nulla. Il lupo viene avvistato in almeno 100 zone diverse della capitale, e spesso contemporaneamente. Gli equipaggi dei carabinieri e della polizia tengono sul cruscotto delle gazzelle anche la foto segnaletica di una donna con lunghi capelli neri, una sua amica di Terni che da qualche ora è irreperibile. Con lei avrebbe avuto di recente una relazione. Parenti, compagni di detenzione, complici del passato, sono tutti sotto controllo. La casa della mamma di Liboni, che si trova nel cuore di Montefalco, viene costantemente e discretamente sorvegliata dalle forze dell'ordine. I rapporti di Luciano con il fratello Giancarlo, che vive fuori da Montefalco e lavora in un ospedale, non sono sereni. Si erano incrinati nel 98 in seguito a una denuncia. Luciano taglieggiava la pensione della madre. 4 anni fa il lupo aveva anche minacciato il fratello di ucciderlo per una vecchia lite su una somma di denaro che gli serviva per pagare uno dei suoi tanti processi. L'infermiera aveva deciso di non aiutarlo e il lupo, durante il periodo di latitanza, lo tempestava con lettere minatorie. Frasi minacciose, forti, impresse con cattiveria. Glielo aveva ripetuto spesso: in questo paese il primo che uccido sei tu. E così il barelliere, terrorizzato, si era messo in aspettativa dall'ospedale e se n'era andato a Cuba per un periodo. Lo conosco perché naturalmente ho fatto anche l'amministratore comunale, quindi ho l'occasione di incontrarlo e... in tempi in cui è strano, perché era un semplice radunucolo che si è trasformato in un bandito assassino. Questo, la ragione per cui sia stata questa trasformazione, non lo so esattamente. Dicevamo della sorveglianza costante e discreta nel piccolo borgo umbro. Effettivamente c'è il rischio che il brigante possa tornare a Montefalco per regolare qualche altro conto con qualcun altro, oltre al fratello. Una lista di persone alla quale aveva giurato vendetta perché magari indietro nel tempo lo aveva deriso, snobbato o più semplicemente isolato. Gangster atipico, un mezzo barbone, però rapidissimo nell'usare la Colt. Sente il fiato sul collo, Luciano. È sempre più folle. Il lupo è quasi allo stremo. 3 giorni fa ha ucciso Alessandro Giorgioni, adesso è a Roma ed è appena tornato a sparare le guardie nella capitale. Ha aperto il fuoco contro la polizia dalle parti della stazione Termini. Alle 9.45 una pattuglia di poliziotti ha fermato un uomo in via delle Terme di Diocleziano, a 2 passi dalla stazione Termini, proprio per la forte somiglianza con l'identikit di Liboni, ma quando gli sono stati chiesti i documenti lui ha tirato fuori la pistola e ha sparato senza, per fortuna, questa volta colpire nessuno. 24 luglio. C'è il sole a picco alle 9:30 di mattina in Piazza della Repubblica, quando l'aspetto trasandato di Luciano Liboni viene notato da 2 poliziotti in borghese. Somiglia all'assassino del carabiniere. Gli agenti con l'autocivetta si accorgono di lui nel mercatino in via delle Terme di Diocleziano. Il mignolo della mano destra è fasciato, particolare che lo accomuna all'identikit del killer ricercato da giorni. Lo fermano, gli chiedono i documenti, gli intimano di appoggiare le mani sulla saracinesca di un'edicola. Il lupo non ha esitazioni, reagisce estraendo la pistola da un giornale che tiene sotto il braccio e risponde col piombo. Davanti a un box di borse e valigie, è qui che spara. 1, 2 volte. Incurante della folla. Ho sentito un paio di colpi, mi sono affacciato. Ho visto gente che scappava dietro le baracche lì dove vendono i liberi. Io quando ho sentito sparare, mi marito ha detto, potremmo con la seranda, e a me mi ha chiuso dentro e basta. E lui è andato lì, poi mio marito l'ha sentito male. I proiettili fischiano, i 2 poliziotti riescono a nascondersi dietro una colonna ed evitano miracolosamente di essere colpiti. La zona delle bancarelle di libri è piena di gente, è un fuggi-fuggi generale. In pochi istanti è il caos, i passanti si buttano a terra. Ho sentito 2 spari, uno sopra, uno al vetro, e poi ho visto uno scappare. Più che visto ho sentito sparare, stavo aprendo e ho sentito sparare alle spalle,
e poi c'era un poliziotto che correva, lui ha detto sono un poliziotto, chiamate il 113 che ci stanno sparando addosso. Io sono entrato dentro un po' per lo spavento, un po' per chiamare. Stanno fermi qui e la polizia ha fermato qui e gli hanno intimato ad alzare le mani, lui è scappato là in mezzo, loro non si sono fidati, sono andati via dall'altra parte e gli hanno sparato. Loro hanno risposto a fuoco, però lui è riuscito a scappare. C'è un inseguimento. I poliziotti rispondono sparando in aria, ma Liboni sta già scappando. Per guadagnarsi la fuga punta l'arma contro una Ford Fiesta di passaggio con a bordo un signore e due bambini. Minaccia il conducente che inchioda, praticamente sequestrati. Prima di piombare nell'auto balzando dalla portiera posteriore, spara altri colpi contro gli agenti che provano ad acciuffarlo. Il fuggitivo adesso siede accanto al figlio dell'autista che ha 11 anni. Minaccia con la pistola in mano di farsi accompagnare, non si capisce neanche bene dove. Il tragitto è brevissimo, appena 200 metri. Poi, come è arrivato, sparisce. Si lancia letteralmente fuori dalla Fiesta in corsa e procede a piedi verso la stazione, facendo perdere le proprie tracce. Remo, l'infermiere di 43 anni al volante della Fiesta, è spaventato e ancora sotto shock. Sono stato preso in ostaggio da un uomo in fuga dalle parti di Piazza della Repubblica. Ero insieme ai miei figli di 15 e 11 anni. Da Villa Veretti siamo arrivati in via Principe Amedeo, sempre con sta pistola sventolata sotto il naso. Ho pensato si trattasse di un film, ma non era un film. Non era un film neanche per niente. Secondi di paura che sembravano non finire mai. Continuava a urlare, muoviti, cammina, urlava come matto. Il lupo ha sfruttato Remo come mezzo per eludere i controlli della polizia, che nel frattempo ha circondato l'intera zona. Ho pensato a un petardo, dica la verità, ma quando il secondo proiettile mi ha mandato in frantumi la vetrina, ho capito che erano colpi di pistola e mi sono buttato per terra. Questo invece lo racconta Armando, il titolare di un chiosco centrato dal malvivente in Piazza della Repubblica. Per fortuna che a quell'ora non c'era tanta gente, perché se no, mamma mia, sarebbe stata una tragedia. C'è anche la testimonianza di un venditore ambulante di libri. Mi sono messo paura. Ho visto la gente correre a piedi e i due agenti in borghese che gli intimavano di fermarsi. Alcuni testimoni dopo la sparatoria hanno visto fuggire l'uomo in direzione della metropolitana. Ci sono lavori in corso per un guasto, ultima fermata Arco di Travertino. L'uomo sarebbe fuggito verso un sottopassaggio perdendosi tra la folla. La polizia chiede di bloccare l'intera linea rossa. Decine di pattuglie setacciano la vasta linea sotterranea da Anagnina a Battistini, in particolare tra una stazione e l'altra. Gli investigatori ipotizzano che il fuggitivo sia riuscito a salire su un convoglio della linea rossa e poi sia sceso a una delle fermate, dirigendosi verso i tunnel delle gallerie. Invece il lupo è da un'altra parte e sta chiedendo informazioni a due autisti dell'ATAC. In indicazione dove doveva andare a prendere la manovetta, si allontanava tranquillamente. Forse è l'attracollo, io ho visto. La ferita alla mano è quella che ha risaltato di più, perché vedi questa persona con sta faccia, ti valgono gli occhi, insomma, è normale. Ci ha fermato, voleva sapere qual era l'autobus verso il capolinea da prendere al posto della metro, poi si è allontanato, l'abbiamo visto salire sull'autobus, era agitato, aveva una mano ferita e tre dita fasciate, lì per lì non abbiamo sospettato niente, poi i poliziotti ci hanno fatto vedere la foto dell'identikit e l'abbiamo riconosciuto, era lui, lo stesso uomo della foto, era il lupo. L'uomo intanto viene visto da un negoziante in via Appia Nuova sui gradini che conducono alla stazione di San Giovanni. Certo che era lui, ho riconosciuto dalla foto sui giornali. Era guardinga, affannato, si tirava sempre sugli garzoni, come per nasconderne qualcosa. Un commerciante si insospettisce vedendo quello strano tizio a pochi metri dalla scala d'accesso della metro. Lo segue con lo sguardo, poi riconosce la foto sul quotidiano e avvisa la polizia. Lui però, nel frattempo, è scomparso. La descrizione si aggiorna. In base alle varie segnalazioni raccolte, Liboni indossa pantaloni grigio-verdi, occhiali da sole e una camicia chiara sotto un gilet grigio. Ci sono testimonianze che lo piazzano alla stazione della metropolitana di Arco di Travertino. Poi altre voci, tra le mille che le forze dell'ordine sono costrette a verificare, lo localizzano in un bar dove avrebbe bevuto una birra prima di dileguarsi. Le alternative per una fuga non sono poche, anche con una moto rubata, la sua grande passione. Le forze dell'ordine controllano le denunce di furto di moto e ciclomotori presentate nelle ultime ore. Viene fermato e controllato un treno sul binario 4 della stazione Tiburtina. Altre battute proseguono in quella zona da Portonaccio fino al quadrante di Prenestina. Scomparso.
La caccia prosegue in tutta la città, ma anche in provincia, con elicotteri e macchine. Vengono setacciate le zone periferiche e quelle adiacenti al raccordo anulare. Posti di blocco ovunque. Vengono potenziate le ricerche nel Ternano, lungo il raccordo autostradale di Orte e all'interno di treni provenienti dalla capitale. Arrivata la polizia, ma non c'è nessuna traccia concreta per il momento. Le ricerche comunque sono estese anche ad altre regioni dell'Italia centrale. Stiamo innanzitutto verificando tutto quello che ci può portare alla cattura del bullo. Attenzione però, l'indagine fa segnare un punto importante. Viene rintracciata infatti la moto Yamaha con la quale è fuggito Liboni. È stata parcheggiata con cura nei pressi della stazione di Roma Termini. Praticamente nella stessa zona in cui si è consumata l'ultima sparatoria con la polizia. Questa volta forse il lupo è davvero vicinissimo. Alibi.